2012 celebreremo i Apocalisse permettendo, diciamo, i 50 anni di Diabolik, quindi è sicuramente un personaggio che ha inciso nell'immaginario degli italiani e non solo, anche all'estero, e ha travalicato anche i confini del fumetto, perché Diabolik sono state dedicate canzoni popolari, film, cartoni animati, merchandising come quello che possiamo vedere qui a Tricase. È un personaggio che è uscito dalla carta per diventare anche altro, e questo è abbastanza raro in Italia. Direi che Diabolik è veramente un caso a sé stante. Io quando ho iniziato, parlo degli anni 80, anni 90, il fumetto era una cosa ancora molto forte, molto viva, ed era legata soprattutto al sogno dei ragazzi dell'epoca, quando non c'erano videogiochi, non c'era una televisione così continua, quindi forse io vengo da un'epoca diversa dove fare il fumettista era una cosa, un sogno per i ragazzi. Poi di base c'era sicuramente la capacità di disegnare, quindi il talento, e quello spinge moltissimo, cioè la voglia di emulare i grandi maestri che noi avevamo in quell'epoca. Adesso non so cosa può spingere un giovane di oggi, ti dico la verità. Questo era quello che spingeva noi tanto tempo fa, diciamo. Fatto caso quando ho superato certa età che comincia a fare questo mestiere, e prima, come altri tanti ragazzi, non ero sicura di sé per niente. È passato l'adolescente disegnando, ma che sono brava o non sono brava, brava o non sono brava, e questo perché prima io volevo essere diplomatica. Questo è grazie anche ai miei genitori, che a mia madre è pittrice. E quanto facevamo scarabocchi dappertutto, soffitto e poi nel muro, per terra, non diceva mai niente. In realtà il fumetto è semplicemente il disegno, classico o meno classico, applicato alla voglia di raccontare delle storie più o meno importanti, più o meno interessanti. Naturalmente, siccome gli autori sono mille e mille, gli stili sono mille e mille, ma alla base c'è sempre questa forma di comunicazione che talmente elementare, talmente diretta da risultare irresistibile. Mi piace molto la donna scura di capelli, quindi vicino ovviamente mediterranea, quindi come dicevo prorompente, qualche volta anche di tipo brasiliano, con un corpo particolare. Io prediligo una parte che io reputo sublime, che è appunto il lato B. È abbastanza evidente. È abbastanza evidente. Questo però, queste immagini non le fate vedere ai bambini, come dicevo prima. Niente, però c'è molta ironia, io spero che venga recepita, ecco, non mi prendo troppo sul serio, intendiamoci.
Iniziativa che è nata con questa amministrazione e che vuole puntare soprattutto, tra i tanti obiettivi, uno lo porto addosso, è quella della valorizzare far ridisegnare le nostre ricchezze culturali. Questa è la Chiesa dei Diavoli che Giuseppe Palumbo ha diciamo ridisegnato, mettendoci, Giuseppe Palumbo è il disegnatore di Diabolik, mettendoci dei classici personaggi, Ginko, Eva, Kant e Diabolik. E impegno tanta passione soprattutto messa da ragazzi che ci stanno dando una grossa mano anche solo nell'allestire. E poi una piccola nota positiva della quale insomma un pochettino vado orgoglioso, è che bene che si sappia che questa manifestazione, che ha un quadro economico di circa 18.000 euro, non ha intaccato assolutamente il bilancio comunale, anche perché non essendoci risorse abbiamo dovuto far da noi, e devo dire attraverso enti pubblici, attraverso gli sponsor siamo riusciti a coprire interamente la cifra, chiaramente con un grosso sacrificio soprattutto personale, tutto il personale che ci lavora intorno e tutti i ragazzi stanno dando una mano. Io mi auguro che possa implementarsi e avere diciamo il placito anche di delle forze imprenditoriali che ci credono in questo evento.